Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giù di Muscoli a Vita. Nel video di oggi voglio parlarvi di quattro fattori che influenzano il sovraccarico progressivo. Perché mi sentite ripetere in tutti i miei video che dovete applicare il sovraccarico progressivo per crescere, che dovete aumentare il carico e/o le ripetizioni per crescere. Però in realtà questi solamente sono due fattori sui quattro che potete utilizzare per il sovraccarico progressivo. Ovviamente sono i fattori più importanti, che è per questo motivo che ribadisco sempre su questi due concetti: aumentate il carico e aumentate le ripetizioni. Però oggi ho deciso di darvi un'idea più olistica, così che magari se state in una discussione con altra gente potete capire più o meno per quale motivo c'è altra gente che invece dice che ci sono altri due fattori per il sovraccarico progressivo, che si cresce in altri modi. Quindi nel video di oggi parlo di questo. Metto i quattro fattori qui accanto sullo schermo. Il primo fattore è il carico, il load. Il secondo fattore è il volume, ovvero il numero totale di set, di serie o di ripetizioni che fate in una settimana per un certo gruppo muscolare. Numero 3 si chiama time under tension, quindi TUT. Numero 4 è metabolic stress o metabolites, come direbbe Dr. Mike Israetel. I primi due fanno parte di mechanical tension sul muscolo, sono praticamente lo stimolo maggiore che la ricerca scientifica ci dimostra che cresci maggiormente se tu ti concentri su questi due stimoli. Quindi tu, per sovraccaricare il muscolo e per forzarlo a crescere, devi, col passare del tempo, o aumentare il carico che fai, aumentare il carico che sollevi. Quindi se oggi magari sulla panca piana riesci a fare 50 kg per 5 ripetizioni, tu fra 2-3 mesi dovresti star facendo di più, dovresti star facendo, che ne so, 60 kg sulla panca piana. Cose così. Questo è il carico. Secondo, il volume, il numero totale di ripetizioni e serie per un certo gruppo muscolare. Questo è il secondo passo del sovraccarico progressivo ed è quello più importante secondo alcuni esponenti della ricerca scientifica. Quindi in realtà non è chiarissimo se sia più importante il carico o più importante il volume, e le nuove ricerche che stanno facendo in questo momento Brad Schoenfeld, Eric Helms, Dr. Mike Israetel, un po' stanno provando a capire che cos'è veramente che influenza al massimo la crescita muscolare di più: è il carico o è il volume? E ovviamente non c'è uno senza l'altro, perché tu puoi aumentare un sacco il volume, ma poi non potrai aumentare indefinitivamente il volume, perché arriverai a un punto che, uno, dovrai trascorrere un sacco di tempo in palestra, e due, arrivi ad un certo punto che entri in una fase che si chiama sì overreaching, ma poi dopo quello ci sta overtraining, ovvero stai allenando troppo. Di conseguenza non riesci più a recuperare, di conseguenza non riesci più a crescere, perché il tuo muscolo in realtà in palestra tu lo stai distruggendo, stai danneggiando le fibre muscolari. Tu devi permettere a queste fibre di ricostituirsi e di recuperare. Quindi se tu fai troppo volume, non solo stai troppo tempo in palestra, ma in più non gli permetti di recuperare e diventi meno forte, e quindi non cresci muscolarmente. Quindi questo è un aspetto importante, ed è perché tanta gente si concentra sul carico per il sovraccarico progressivo. Passo agli ultimi due punti. Gli ultimi due punti fanno parte di un'altra classe: non è più mechanical tension sul muscolo, bensì è muscle damage, quindi time under tension e metabolites. Time under tension è praticamente quanto tu sottoponi il tuo muscolo alla tensione. Questo praticamente vuol dire modificare il tempo o il ritmo con cui fai tu la tua ripetizione. Quindi invece di fare semplicemente un secondo su, un secondo giù, controlli per magari diversi secondi, e ho visto anche schede abbastanza esagerate che ti fanno controllare per 10 secondi la parte eccentrica. Quindi questo è time under tension, oppure sono i tempi di recupero, e si legano col quarto punto, che sono metabolites. Cosa vuol dire? Che tu, dopo che fai un set, hai creato un po' di muscle damage, quindi hai creato questo stress metabolico nel muscolo. Ci sono un sacco di nutrienti che vengono appunto mandati dal tuo corpo nel muscolo, tra cui sangue, per questo avete il pump, e diversi nutrienti. Cosa succede se tu riduci i tuoi tempi di recupero? Ovviamente, in uno spazio temporale, se tu riduci i tempi di recupero, starai facendo più volume, starai danneggiando di più il muscolo, starai mandando più nutrienti al tuo muscolo, e questo si chiama metabolites. E fino a un certo punto questo anche aiuta con la crescita muscolare. Come detto, sono due classi differenti. I primi due sono mechanical tension sul muscolo, i secondi due sono muscle damage, vanno direttamente a apportare più nutrienti al muscolo e a danneggiare le fibre muscolari. Tutti e quattro sono importanti, ma in realtà i primi due sono quelli su cui dobbiamo concentrarci da natural, perché sono quelli che riusciamo più a controllare, sono quelli con cui riusciamo a progredire di più. E questo è chiaro in tanta tanta ricerca scientifica di Brad Schoenfeld, Eric Helms, Dr. Mike Israetel, Lane Norton, Alan Aragon, tantissimi dei padri del bodybuilding natural stanno appunto facendo la ricerca per capire quale tra carico e volume siano più importanti. Ci stanno tanti dibattiti tra i due. Io mi tengo sempre
a leggere la ricerca scientifica e non a caso esca una ricerca scientifica che dimostra la superiorità di qualsiasi due cose, allora ve la porterò sicuramente. Questo è un video semplice, informativo, niente di speciale, magari lo sapevate già, ma è semplicemente per farvi capire che esistono questi quattro passi e che voi dovreste concentrarvi sui primi due. Che però, se siete arrivati ad un livello di carico o di volume in cui siete felici e volete continuare a progredire e mantenere quel carico e quel volume, allora potete passare giù al time under tension, ai rest periods e modificare appunto il ritmo e i tempi di recupero con lo stesso carico, con lo stesso volume. Provate a fare lo stesso numero di ripetizioni, però diminuendo il tempo di recupero. In questo modo aumentate i metabolites e anche così riuscite a crescere. Anche in quest'ultimo punto è dove rientrano le varie tecniche, drop set, giant set, questi set qua, in cui praticamente state semplicemente sottoponendo il vostro muscolo non solo a 8 ripetizioni di un esercizio, ma poi subito dopo, senza pausa, 8 ripetizioni di un altro esercizio, e tutto questo è per provare a creare uno stimolo, un environment di muscle damage, un environment di metabolites, portare più nutrienti al muscolo. Però voi dovreste, la maggior parte del vostro allenamento si dovrebbe concentrare sull'aumento di carico e l'aumento di ripetizioni. Detto questo, io sono ancora un po' male, ma se vi è piaciuto questo video non volevo lasciarvi senza. Mi raccomando, lasciateci un like, condividete il video se pensate che possa aiutare magari qualcuno che si avvicina alla palestra agli inizi, evita di fare un sacco di errori e magari riesce a mettere un po' più le cose in prospettiva. Vi voglio ringraziare davvero tantissimo se state ancora qui a guardare. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, fatemi sapere se vi piace. Ne porto un altro molto simile, parlerò di volume, quindi aspettatevi episodio 2. Detto questo, vi ringrazio ancora, ci vediamo nel prossimo video.